sì, sa. Ma è la nostra quella? Sei sicuro che è la nostra? È accesa? Sì. Allora t'ho preso bene. C'è l'ampeggio lì. L'ampeggio qui, no? L'ampeggio anche per me? Sì. Aspetta. Sì, lo zaino è chiuso? Lo zaino è chiuso? Anche di qua? Bene, vai, vai. Grande ste. Da 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 da. Va bene. Very smooth. Da 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 da. Sto morendo, sì, ok, muoio. Qua. No, vivo. Ce l'ho fatta. Da da da. No, no, no. Qua muoio, lo so. No, sono vivo. Da 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 da. Facciamo un po' di fuori pista. Da 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 da. Veloce, 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 veloce. Velocissimo. Mamma mia, quanto sono veloce. Sono veloce come un pancrazio. Qua morirò. L'ho già provato prima. Stavo morendo. Qua sicuro. Facciamo passare quelli dietro. Derrapone di Bina. Oh mamma, che derrapata. La morte da vicino. Saltini, microsalti.
Ed ecco ste, guardate ste, lo supero, velocissimo. Gambina a terra, bambini. Fuori pista, riprendo il track. Muoio! Scusa se! Parte insidiosa di cenere, sabbia, non so cosa, Ale è caduto tre volte, ma noi lo andiamo lo stesso in questa zona della, lo stile di Bina e di Stefano Gritti, che ci permette di non cadere in questa zona insidiosa. Grande penna di Bina, Gritti lo segue. Guardate come l'esperienza dei due piloti non muoiono. La grande derrapata con gamba fuori, derrapino, ingresso nel ponte, Gritti sempre dietro a pochi metri da Bina, ma stiamo andando a prendere due piloti fortissimi, Cairoli e Filip Herz sono davanti a noi. Primo salto, Bina lo canna in pieno, è contento. Zona di Bob insidiosa. Ah, questa esperienza si vede, i due piloti. Ah, abbiamo preso Filip Herz. Guardate il pilota di Ghedi di fianco a quello di Casorati primo. Ah, cerca il sorpasso ma non ce la fa. Filip Herz va fuori pista. Adesso Peroli, grande salto. Qua Bina morirà, di solito muore sempre. No, ce la fa. Grande ingresso di curva. Pilota di Ghedi è sempre dietro, ma molto probabilmente lo supererà nelle varianti veloci. Questo è il salto che mette paura a molti piloti, ma i due piloti lo fanno bene. Eccoli qua nel Bob. Insidioso percorso. Questo grande salto di Bina. Vediamo. Pilota di Ghedi, ha fatto benissimo anche lui. Adesso siamo nella zona mista, stiamo per entrare nel boschetto delle mie fantasie, ma faccio un po' di freestyle così sembro figo e i miei amici dicono oh no, il pilota di Ghedi supera Bina con una grande drappata in ingresso curva. Siamo nella zona del bosco dove ci sono gli orsetti ricchioni, ma vediamo ingresso di curva. Ah, qua è troppo veloce il pilota di Ghedi, da metri importanti a Bina. No, ma va fuori pista e Bina recupera. Si vede che ha le dita stanche. Qua Bina stava cadendo di faccia, ma tutto bene. Ah, le dita di Bina sono morte. Molto probabilmente non suonerà più il basso. Vediamo qua la zona insidiosa, qua con le radici. Il pilota di Ghedi ormai è andato, Bina può solo superare. Ma guardate questo Bob, grande discesa. Ah, il pilota di Ghedi non si vede più, cos'è caduto? No, lo vedo, è in fondo con le dita stanche. Oh mamma, Bina stava cadendo. Con le velocità per l'approssimativa sui 60, il piattone è grosso, Bina muore, ma ha ancora un omino a disposizione. Forse qualcuno deve essere a 500 lire per un nuovo omino, un one up life. Questa è una grande salita, un pilota di Casorati primo. È veramente bravo, anche se prende la paga da pilota di Ghedi. Ah, al piatone, anche il pilota di Ghedi, ma si è nascosto.
più strette, più alte, è molto più agile di Vina, Vina è più veloce sulla parte alta, quella tutta velocità, a grande percorrenza. Ma guardate, Vina sta recuperando piedi, sì, la città, non è il pilota, ma direttamente la città. Grazie. Vina ringrazia, una ragazza bellissima. Naturalmente dopo uscirà a cena con lei. Sì, vive. Grande corsa. Ah, Vina ha recuperato il filato di piedi. Sente il piatto sul collo, Vina derrata, mamma mia. Che numero. Ah, se fossi Vina mi amerei. Mamma mia. Qua la zona dove Vina sente, cade, muore. In quella zona, ragazzi, è morto qui. Ma adesso vediamo, posso tornare all'infermeria. Questa è la curva preferita da Vina. Vediamola. Grande percorrenza. Questa discesone. Discesone da fare in piena. Saltino. La passerella. Non passera, la passerella. Piccola ma sempre buona. Questa deviazione Vina la fa in derrapata, ma sì, la fa in derrapata, guarda, op! Veramente una merda. Però era derrapata. Guardate che è stanco, si vede. Ah, Vina ha preso una botta di coglioni. Uno in più. Non fa mai male. Eccola qua. La discesa tortuosa con il fossatino. Vai. Ecco il saltino. Qua. La zona è veramente difficile questa. Sopravvive. Si ributta. Capofitto. Fa le radici. Dove i ciclisti di strada sono molto più bravi. Infatti, il pilota di Gavi si vede. Stefano Gritti viene dalla strada, lui sì, lui ne sa, due alberelli, fa un gran pelo alla telecamera, Vina, muore forse, qua derrapata, non dovrei farla perché muoio, spero di non prendere un altro trauma cranico, Vina veramente, questa sezione fa veramente cagare, e c'è anche Gritti che non ce la fa, ma vuole farmi passare avanti perché lui non conosce la zona. Ah, il pilota di Ghedi in questa zona non è molto forte. Ah, il pilota di Casorati primo, mezzo irlandese, mezzo indignacco, ce la fa. Passi in avanti perché questa è la zona veloce. La zona è molto grossa, dove i veri piloti fanno la differenza. Ah, mamma mia, come si muove la moto. Abbiamo sempre Gritti dietro, l'ho inquadrato un secondo e questa grande curva. La zona, sì, qua Vina ha fatto la differenza, sì, infatti arriva primo traguardo, da dove vieni? È andato a vedere una parte di Serie A? No, che squadra tieni, anche simpatizzante? Qui sto facendo la radio, ci piace, bello, molto bello. Yeah.